Ciao a tutti, oggi prepareremo il girasole rustico. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 2 ore. Gli ingredienti sono, per la pasta brisée, farina, strutto, acqua e sale. Per il ripieno, spinaci freschi, acqua, ricotta, provola, parmigiano, semi di sesamo, sale, pepe, scalogno, olio, pan grattato aromatizzato, un uovo più un uovo per spennellare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la brisée. Andiamo ad aggiungere nel boccale la farina. Poi lo strutto. Il sale e l'acqua e andiamo ad amalgamare il tutto per 40 secondi. Velocità 5. Il nostro impasto è pronto, trasferiamolo in un canovaccio e andiamolo a mettere in frigo per 15 minuti. Andiamo a inserire nel boccale la provola e il parmigiano e le andiamo a tritare per 15 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, andiamo a mettere all'interno l'acqua. Lo chiudiamo col coperchio senza il misurino. Andiamo a posizionare il varoma e all'interno del varoma andremo a mettere i nostri spinaci. Andiamo a riposizionare il varoma, chiudiamo il coperchio e li andiamo a cucinare per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. I nostri spinaci sono pronti, lasciamoli raffreddare e al fine li strizzeremo. Dopo aver strizzato i nostri spinaci, abbiamo lavato e asciugato il boccale, andiamo a inserire all'interno del boccale lo scalogno e l'olio. Le andiamo a tritare per 5 secondi a velocità 7. Eventualmente riunite sul fondo con la spatola e andiamo a cucinare il tutto per Trattoriamo il tutto per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo. Aggiungiamo gli spinaci. E cuociamo il tutto per 5 minuti, 100 gradi,
antiorario, velocità 1. Adesso andiamo ad aggiungere la ricotta. Il pan grattato. L'uovo. Il sale. Il pepe. E la provola, il parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato. Andiamo ad amalgamare il tutto per 20 secondi a velocità 6. Il nostro composto è pronto, andiamo a trasferirlo in una ciotola. Riprendiamo la nostra pasta brisée, la andiamo a dividere in due parti e andremo a stenderla e formeremo due dischi del diametro circa di 25 cm. Adesso, con l'aiuto di una teglia rotonda, andremo a tagliare il nostro cerchio. Rimuoviamo la pasta brisée in eccesso. E andiamo a formare con l'altra il secondo disco. Andiamo a mettere la nostra pasta brisée in una teglia da forno. Andiamo a spolverizzarla con del pan grattato aromatizzato. Prendiamo il nostro impasto e andiamo a posizionare al centro una parte dell'impasto. Adesso andiamo a posizionare il resto dell'impasto tutto a girare a mo' di ciambella. Dopo aver steso il nostro ripieno, con un po' d'acqua andiamo a spennellare i bordi. Dopo aver spennellato i bordi, andiamo a prendere l'altro disco di pasta brisée e lo andiamo a posizionare sopra. Con l'aiuto di una ciotolina andiamo a posizionarci al centro . Adesso andiamo a chiudere bene i bordi . Con l'aiuto di una forchetta andiamo a sigillare bene i bordi . Adesso andiamo a fare, con l'aiuto di uno stuzzicadenti, dei fori a una distanza di 2 cm una dall'altra e poi con un coltello andiamo a effettuare dei tagli partendo dai fori
e finendo all'esterno. Adesso con l'aiuto di un coltello con la punta tonda andiamo a riprendere le fette e le facciamo ruotare di 45 gradi. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 170 gradi. Adesso andiamo a rimuovere la coppetta e andiamo a spennellare tutta la superficie con uovo e latte. Mi raccomando, spennellate bene anche i laterali. Dopodiché andiamo a prendere i semi di sesamo e li andiamo a mettere nella parte centrale. Adesso andiamo a infornare a forno preriscaldato a 170 gradi per 35 minuti. Girasole rustico. Grazie e alla prossima ricetta!